Era una colonia agricola, si chiamava, il nostro indirizzo era Colonia Confinati Pisticci Matera, quello era il nostro indirizzo. Poi là si è cominciato a lavorare, c'era una colonia agricola, poi questa storia qui se vuoi te la posso raccontare in due parole, cioè il dramma di quella colonia fu fatta perché hanno chiuso l'isola di Ponza, perché a Ponza, dove c'erano magari i terracini, tutti quei mulponi, tutta quella gente lì, che erano degli avvocati, lui, Scorcimaro, che succedeva che la gente, anche il più piccolo contadino, veniva fuori per un vasito intellettuale, perché studiavano, capisci? Lì c'era, per esempio, i terracini, c'erano tutte le tavole da otto a mangiare nelle mense. Una volta in una tavola, ma loro mangiavano, mica loro ti spiegavano qualche dovere, cioè era il momento che lo potevano fare. Allora, quella è stata la ragione per il 90% di chiudere l'isola di Ponza. Gli hanno trasferito una parte a Ventotene, una parte come l'onorevole Bigi, Bonini, e sono venuti in colonia da noi a Pisticci, che la colonia lì, ma sono io via me, che era quasi 3.000 confinati. Dopo lì c'erano poi anche, non i politici, ce n'era un po' di tutti i colori, c'erano poi le spie che erano tutti. Io ho operato lì per 3 anni un trattore. Arriviamo alla direzione, in questa colonia, poi ci mandano, c'era una baracca lì. Eravamo 17 o 18, ci hanno messo in 3 baracche. Io sono andato in due, poi sono andato dentro, ce n'erano già degli altri che erano lì. Cari compagni, siamo fortunati che l'Unione Sovietica sta allargando i paesi del socialismo. Quello è un popolo che è una favola. Io spiegavo tutte quelle cose qui, perché avevano poi occupato la Svezia, la Norvegia e la Lituania, avevano occupato in quel periodo. Allora dicevano hanno allargato i paesi del mattino, una malletta tanto così, beh vieni qua, te. Da dove vieni? Vengo da Reggio Emilia, mi interpellai, sì, però mi ha detto, beh, quello che hai detto ieri, sì, ma sei convinto di aver parlato bene? Cioè io porrei del passo un po', eh? Ed era un certo Lonati, un professore di Milano, che dopo abbiamo poi, cioè abbiamo sempre avuto dei rapporti buoni, via, anche con lui, poi dopo c'erano dei parmigiani lì con noi, ma dico mica mi sono trovato bene, perché io ero un confinato, avevo un vantaggio che ero più giovane degli altri, allora capivo. Avevo con me un certo Bonini di Villaseta, Porras, un uomo che avrà avuto 45 anni, la moglie a casa con un piccolo podere in affitto, con le responsabilità dei ragazzi, cioè, gente che avevano delle tragedie, però superate sempre senza difficoltà. Allora, vengo a casa del confino con i documenti, lasciano un documento, devi portare in questura. E io vado in questura, busso la posta, noi sapevamo poi già che era così. Cioè, vado dentro, avanti, chi sei? Porta, vai fuori. Torna a bussare, torna dentro, mi ha fatto andare fuori 3 volte, poi mi ha detto, non sai che venire qui devi salutare alla romana. E ho detto, allora, signore, per meno, ho fatto 4 anni di confine, quasi 4 anni, perché io ti ci mando ancora magari, se io devo stare qui a vivere la sua dipendenza, vada mi rimandi al confine che io sto meglio che qui, vai a casa, vai a casa, cioè c'erano anche quelli.